Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di iCarly, non della serie madre iniziata nel 2007 che mi ha praticamente cresciuto, ma della serie revival reboot iniziata nel 2021 e conclusa nel 2023 a causa della cancellazione improvvisa. Ne sto parlando solamente adesso perché è adesso che l'ho recuperata. Avevo già provato a darle una possibilità nel periodo di aprile, più o meno quando è arrivata su Paramount Plus Knuckles. Ho fatto la prova gratuita al servizio per poter vedere la serie e recensirla, infatti trovate qui la recensione della serie su Sonic, e avevo provato a vedere questa nuova serie di iCarly, nuova, era già stata cancellata in realtà. Ho visto metà primo episodio e poi l'ho levato perché mi stavo alquanto innervosendo e anche annoiando, quindi non mi era assolutamente piaciuta. A giugno invece ho trovato un'offerta alquanto interessante per Paramount Plus, 3 mesi al prezzo di uno, quindi fino al 30 settembre sono abbonato alla piattaforma, e intanto ho recuperato Twin Peaks, cosa migliore non avrei mai potuto fare assolutamente. Poi ho visto le prime 2 stagioni di From e la terza non vedo l'ora di vederla. Sto recuperando pian piano South Park, che non avevo mai visto interamente, e ho dato una seconda possibilità ad iCarly, e questa volta ha attecchito molto di più perché ho finito le 3 stagioni in una settimana e mezza più o meno, comunque in binge. Questa volta ha funzionato, dare una seconda possibilità, una seconda chance, funziona. Sicuramente la cosa migliore di questa serie è la nostalgia, giocano molto bene la carta della nostalgia, infatti mi è piaciuto ritrovare alcune dinamiche, alcuni personaggi, non tutti i personaggi, poi ne parliamo, appunto dinamiche, anche oggetti che siano i Peraphone, questo marchio parodia dell'Apple. Mi è piaciuto ritornare un po' indietro e ricordare cose che pensavo di aver totalmente eliminato dalla mia memoria, dai miei pensieri. Anche, che ne so, quel singolo personaggio secondario o terziario della serie originale che qui torna per un cameo, è stato bello, è stato molto bello. E la cosa interessante è che questa iCarly non è un reboot per un nuovo pubblico, per far conoscere iCarly a un nuovo pubblico di bambini e ragazzini, ma è la stessa serie, proprio sequel, indirizzata allo stesso pubblico che vedeva la serie originale, e di conseguenza i personaggi sono cresciuti assieme agli attori e assieme agli spettatori. Infatti questo iCarly è un po' più adulto, diciamo così, non che ci siano chissà che grandi cose, non è che facciano vedere chissà che. Però si parla in modo un po' più aperto di diverse tematiche che non mi sarei mai aspettato di ritrovare in iCarly, di sentir pronunciare da quelle bocche o vedere queste dinamiche, queste scene non tanto velate. Ok, nella serie originale c'erano molti joke adulti, ma quello è un problema di Dan Schneider. Qua ci sono molti meno piedi, questo è sicuro. Ma nella serie originale era un po' improbabile che riuscissi a trovare tutte queste battute. Qua invece, essendo cresciuto anch'io, ho avuto modo di apprezzare in qualche modo qualche battuta un po' più matura. Alcune sono un po' fuori luogo, sinceramente, mentre altre fanno proprio a cazzotti, stonano tantissimo con questo voler essere adulti e maturi, perché si torna a fare le battute in stile iCarly, comunque le gag fisiche, roba un po' più infantile e per ragazzi. Quindi da una parte abbiamo proprio l'iCarly che abbiamo sempre conosciuto, dall'altra invece un How I Met Your Father, perché alla fine mi ha ricordato tantissimo quella, pensando tra l'altro al fatto che lo stesso How I Met Your Father è una rivisitazione dell'idea che c'era per un revival di Lizzie McGuire. Appunto c'è Hilary Duff come protagonista. All'inizio l'idea era di fare una serie sequel di Lizzie McGuire molto più adulta, e iCarly è praticamente la stessa cosa. E a me questo mood un po' più adulto, più maturo e anche in certi versi più volgare, appunto non è che venga detto chissà che cosa, ma almeno nel doppiaggio italiano, perché l'ho vista doppiata, c'è qualche parolina in più che appunto fa strano sentire dire da Carly, Freddy, Spencer, che poi in realtà sono questi i personaggi che tornano, perché poi abbiamo Sam e Gibby che non tornano, non so per quale motivo. Janet McCurdy sì, ha avuto diversi traumi, problemi dovuti anche al suo lavoro in Nickelodeon per questa serie, Sam & Cat, e soprattutto per Dan Schneider, o meglio in realtà per sua madre, però Dan Schneider ha messo del suo, come praticamente in tutti i ragazzini di quella generazione che lavoravano con Nickelodeon. Noah Mank non so per quale motivo non sia tornato nella serie ad interpretare Gibby. Ad un certo punto torna persino Gabby, che è il fratello anche nella vita reale di Noah Mank, ma non so. Comunque i due personaggi all'interno di questa nuova serie vengono sostituiti da due nuovi personaggi, ovvero Harper, che è la coinquilina di Carly, e Millicent, ovvero la figlia acquisita di Freddy, che ha dietro 2 matrimoni falliti. Non che questi due personaggi mi abbiano fatto schifo, però in alcuni momenti sono veramente insopportabili, soprattutto Harper, per quanto mi riguarda. Avete sentito bene, Freddy ha alle spalle 2 matrimoni falliti. E questa è una cosa che mi è piaciuta all'interno della serie, ovvero ritrovare i personaggi cambiati dal tempo. Scoprire anche in Odimo, senza farci vedere, perché ha visto Boris e sa che cos'è l'Odimo, farci capire cosa è successo in questo periodo in cui ci siamo persi di vista con questi personaggi. Freddy appunto ha divorziato 2 volte, adesso ha una figlia, Spencer è diventato super ricco,
per le sue sculture, adesso è famosissimo anche. Carly in realtà è l'unica che è rimasta più o meno simile alla sua controparte di qualche anno fa, non è neanche poi cambiata così tanto dal suo viaggio, dalla sua permanenza in Italia, non che volevo che iniziasse a gesticolare a caso mentre recitava sicuramente, però lei è sicuramente quella che è rimasta più statica, più stagnata nel suo ruolo. Sicuramente da più piccolo nella serie originale non avrei potuto cogliere tutti i riferimenti alla cultura pop di quel periodo, soprattutto quella americana, e invece in questo caso con questa serie sì, diciamo che ho colto la maggior parte dei riferimenti e dei joke, diciamo delle battute riferite alla cultura pop a questo momento, a questo periodo storico, e la cosa mi è piaciuta. Adesso non ricordo se nella serie originale ci fossero così tanti riferimenti, così tanti easter egg dal mondo reale, alcuni sì, un po' camuffati dall'universo iCarly, come appunto il Paraphone, ma vabbè. Però altri sono lì da vedere, o meglio da sentire, riferimenti veri e propri al mondo che ci circonda attualmente, nel mondo reale. Non stiamo parlando sicuramente della miglior serie che abbia mai visto, neanche della miglior sitcom assolutamente, però comunque in qualche modo mi ha divertito. Il mio personaggio preferito è sempre stato Spencer, in questa stagione invece l'ho trovato un po' più insopportabile, perché sì, ripeto, la serie vuole essere adulta in qualche modo, rimanendo sempre ai Carly, ma parlando di, boh, sesso, droga e rock and roll. Scherzo, naturalmente, però sì, non siamo molto lontano. E Spencer rimane sempre quell'elemento un po' costante nell'infantilità. E nella maggior parte dei casi sono proprio le sue battute che stonano con la tematica, con lo stile, con anche il tono della serie, nonostante sia appunto una sitcom. Una cosa non ho apprezzato veramente tantissimo di queste tre stagioni è che si chiama iCarly, è un sequel di iCarly, ma qui iCarly in quanto show online non l'ho visto più così tanto, ok? Sembra che Carly sia rimasta comunque famosa da quei tempi, abbia continuato a fare iCarly da sola in Italia con Josh Peck, che qui non interpreta Josh Peck, comunque non interpreta se stesso, è un altro personaggio, Paul. Non c'entra assolutamente niente con Drake and Josh. Nelle serie Nickelodeon c'è sempre stato questo problema di continuità con diversi attori che tornano, o riferimenti che fanno sembrare che una certa serie sia nello stesso universo, ma poi c'è lo stesso attore che interpreta un altro personaggio. Comunque, ne avete capito. Come per esempio la famosissima teoria sul Crazy Steve, che in Drake and Josh è interpretato da Jerry Traynor, ovvero l'attore di Spencer. In Drake and Josh c'è anche Miranda Cosgrove che interpreta un altro personaggio, e fin qui tutto ok, va bene, sono due serie diverse con gli stessi attori, però poi lo stesso Crazy Steve compare in Sam & Cat, che è un sequel spin-off di iCarly, quindi ovviamente nello stesso universo, perché Sam, sempre interpretata dalla stessa attrice, e proprio si parla anche di iCarly, compaiono personaggi di iCarly, robe varie, però Jerry Traynor lì è Crazy Steve, non è Spencer. Quindi c'è sempre un po' stato questo problema che in realtà non frega a nessuno, sono appunto dei riferimenti per i fan, per chi conosce più serie Nickelodeon e riesce a collegare i puntini con solo riferimenti, non c'è da fare teorie, nonostante ci sia il mio video di qualche anno fa. Comunque torno al punto da cui è partito tutto questo discorso, qui iCarly lo show online non è messo al centro della serie. Sembra che Carly viva un po' di rendita a questo punto, perché non la vediamo così tanto online. Invece nella serie originale ogni episodio era incentrato su... cioè comunque in ogni episodio veniva presentato i personaggi che giravano un nuovo episodio live di iCarly. E qui invece niente, si concentrano molto di più sul fattore relazioni in una diversa ottica, perché adesso i personaggi hanno letteralmente 30 anni e quasi 50 anni per Jerry Traynor, però è sempre quello il punto cardine, diciamo. Qui hanno voluto ascoltare i fan per un certo elemento, trattato più o meno bene nella terza stagione, ma nel passaggio tra la seconda e la terza tutto abbastanza frettoloso per un personaggio nello specifico. E poi non parliamo del finale. La serie è stata cancellata, appunto. Miranda Cosgrove dice che dovrebbe esserci un film, secondo lei, un film per Paramount, non penso per il cinema, che chiuda la storia di questa serie definitivamente. Non arriverà mai, secondo me, e quindi questo è un altro punto in più per collegarla ad How I Met Your Father. Cancellazione improvvisa nel bel mezzo di un cliffhanger senza spiegazioni. Farò magari una piccolissima parte spoiler verso la fine del video, però per ora potete stare tranquilli, se non avete visto la serie continuate tranquillamente la visione della recensione. Per me questo finale, tralasciando il fatto che sia stata cancellata la serie, è veramente senza senso e potevano tranquillamente risparmiarselo. Chiudendo comunque, ripeto che non è una grandissima serie. Mi ha divertito, soprattutto per il fattore nostalgia, come ho detto all'inizio. Molte cose non le ho apprezzate, tantissime cose non le ho apprezzate, altre invece mi hanno fatto anche sorridere, ma la cosa che mi è piaciuta di più è appunto l'obiettivo che aveva la serie, almeno nella prima stagione, far tornare gli spettatori a quando erano piccoli e guardavano la serie originale. Il range di età della serie Nickelodeon, comunque dipende sempre che serie, è abbastanza vasto, dai bambini piccoli a ragazzi di 15-16 anni. Nel complesso comunque mi sento di promuovere questo iCarly. Mi dispiace un po' per la cancellazione, però... che finale di merda. Ma se adesso non avete visto l'ultima stagione o comunque la serie in generale, vi invito ad uscire dal video, perché
Tra poco parlerò della parte finale, appunto di questo finale che non mi ha convinto per nulla. Finale assolutamente smorzato con questo cliffhanger. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X. Se volete parlare un po' potete scrivermi su Instagram, ci sono diversi format sia su Instagram che su TikTok. Su Letterboxd invece scrivo le mini recensioni di film e miniserie dopo averle viste. E in descrizione c'è anche il link di Pumpling, il sito dove trovate tantissimi design per t-shirt, calze, poster, tazze. Chi più una più ne metta, c'è davvero tantissima roba, e con il codice ilpensiero4 nel momento del pagamento potrete avere un paio di calze gratis a scelta. Scegliete voi che design vi piace e il sito ve le regalerà assieme al mio codice. Ma ripeto, se non avete visto la serie, uscite dal video perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Che finale orribile. Allora, a fine seconda stagione scopriamo che Carly prova qualcosa per Freddy. Ed è una cosa che hanno ovviamente fatto per i fan, perché è una cosa che i fan di Carly hanno sempre voluto. La parola fine con i credi. E quindi questa nuova serie cerca di dare questa parola fine, non riuscendoci anche a causa della cancellazione, ma con un mega spoiler persino nella locandina della terza stagione, dove i due si tengono per mano. Sì, nella terza stagione si mettono assieme, stanno finalmente bene assieme, anche se ci sono un po' di problemi strani. Carly non vuole rivelare la cosa ai fan di Carly. Succede per caso, c'è la madre di Freddy che dopo due matrimoni, ok, sembra ancora attaccata tantissimo a Freddy, nonostante appunto lui abbia già passato il fatto di andare a vivere con qualche altra donna. Non so perché Marissa Benson, questo è il nome della madre, abbia già vissuto questa esperienza di abbandonare il figlio, tra l'altro con donne sconosciute. Invece Carly sì, non l'ha mai sopportata, questo è vero, però ragionandoci un po' fa strano, perché si concentra non su Carly ma sul fatto che deve abbandonare Freddy. L'ha già fatto due volte. La terza stagione si gira anche attorno al fatto che Marissa Benson si sta sposando con Hubert. Il ritorno di Hubert inaspettato, non mi ricordavo assolutamente di questo personaggio, però appena ho sentito Verruca mi è venuto subito in mente l'immagine di questo portinaio del palazzo lì a Seattle, e sono tornato indietro nel tempo in men che non si dica. I due si devono sposare, diversi momenti, addio al celibato, bla bla bla. Ultimo episodio abbiamo il matrimonio, o meglio la preparazione del matrimonio, tutti i vari problemi soliti di serie sitcom alla iCarly, distruzioni varie, si sistema tutto il giorno dopo, nel mentre però si parla anche di un qualcosa di un po' più serio, qualcosa di cui in realtà non ricordo si fosse mai parlato nella serie originale, ovvero la madre di Carly e Spencer, che a quanto pare ha abbandonato la famiglia. Io pensavo fosse morta inconsapevolmente, pensavo più alla morte che a un abbandono della famiglia, e invece è stato così. Viene suggerito da Carly mentre parla con Spencer la notte prima del matrimonio, e l'indomani ovviamente c'è la conferma che non sia morta, perché si presenta a casissimo al matrimonio di Marissa Benson con Hubert. E qui sorgono delle domande. Perché si trova lì? Come fa a sapere che c'è questo matrimonio? Come fa a sapere che Carly e Spencer sono invitati a questo matrimonio? Adesso sicuramente conosceva Marissa, non si sa se abitasse assieme a loro in quel palazzo dove abita anche Freddy. Non si sa da quanto tempo manca questa madre, ma sicuramente da molto prima dell'età 14enne di Carly, perché la serie originale inizia quando Carly, Freddy e compagnia hanno 14 anni e già la madre non c'è. Sembra anche da un po'. Non ricordo davvero che se ne parlasse di questa madre nella serie originale, quindi magari se ve lo ricordate voi fatemelo sapere con un commento qui sotto. Non vedo gli episodi da tanto tempo e soprattutto non credo di averli mai visti tutti, non so quanti sono, su sette stagioni qualcuno mi sarà anche sfuggito vedendolo con una programmazione televisiva e non con qualche piattaforma streaming. Magari cercherò di vedere qualche episodio che penso non ho mai visto, anche se credo improbabile come cosa, ora che sono tutti su Paramount. Comunque per me il finale è veramente no sense. Questa madre che arriva, che non viene mai fatta vedere perché credo non abbiano ancora scelto l'attrice e non la sceglieranno mai visto che non ci sarà una iCarly, e potevano veramente risparmiarsi questo cliffhanger, anche perché appunto adesso non ci sarà più una continuazione o una fine. Aspettiamo di sapere se ci sarà questo sequel film per Paramount, un po' in stile Thunderman, che io ho odiato assolutamente, quel film è veramente uno schifo. E in quel caso invece mi ha ricordato quanto io da piccolo non tenessi conto di diversi problemi anche proprio lì da vedere, visibili, in queste serie Nickelodeon. Problemi che in realtà serie come iCarly, Victorious non avevano al 100%, perché queste non avevano bisogno di CGI o robe varie, invece i Thunderman, Harry Danger, sì. E aiuto. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi. Avete visto la serie? Se sì, cosa ne pensate? Se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il commento con spoiler, poi lasciate qualche spazio e scrivete il vostro messaggio per non rovinare la serie a chi ancora non l'ha vista. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il link di Pumpling, codice ilpensiero4 per un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!